una studentessa universitaria e oggi sono in piazza perché nel piano nazionale di ripresa e resilienza, nel recovery fund, proprio sull'università, vengono fatti giganteschi regali ai palazzinari. Abbiamo visto fondi stanziati per alberghi di lusso per studenti, mentre chi aveva bisogno di un alloggio e di un posto dove stare non riceveva risposta. Nel Lazio centinaia di ragazzi cercano casa, non hanno diritto alla borsa di studio, e invece il nostro governo, il governo Draghi, che è apertamente il governo dei padroni, fa un regalo ai palazzinari ancora una volta, a chi cementifica le nostre città, a chi rende invivibili le nostre vite e a chi da sempre specula sulla pelle di chi ha bisogno di un alloggio. Abbiamo visto che il governo è pronto a difendere gli interessi dei padroni con i manganelli, con gli sgombri e con tutto quello che è necessario. Abbiamo visto che la risposta è stata la politica, che vuole nascondere i disagi che questo sistema crea, che vuole nascondere quello che ogni giorno siamo costretti a vivere, e lo portiamo oggi in piazza per dire chiaramente che la lotta per la casa è una lotta contro i padroni, che la lotta per l'università e per la scuola è una lotta contro i padroni e che non siamo disposti a nessun compromesso. Andiamo a dirlo chiaramente che nel recovery fund non ci sono regali per noi, che non esistono regali che si possono contrattare con chi non è disposto a lasciarci niente, e che nelle piazze e nella lotta che riconquisteremo il diritto alla casa, il diritto al lavoro e il diritto alla vita dignitosa che ci è stato strappato.